Parleremo di fobie prima di tutto e entriamo subito su questo aspetto. Allora, parliamo un po' partiamo dall'aspetto un po' più prettamente clinico, tra virgolette, della questione, no? Paura e fobie. Che cos'è la paura e che cos'è la fobia? Beh, siamo abbastanza abituati noi a masticare termini di questo tipo, da psicologi o psicoterapeuti in formazione. Riprendiamo un po' però questo concetto, no? La paura sappiamo essere un'emozione di base, una delle emozioni che tra l'altro possiamo vivere più frequentemente nell'esperienza quotidiana e per quanto sgradevole infatti è un'emozione di base che è fondamentalmente adattiva. È legata infatti all'esperienza e alla predisposizione dell'organismo a rispondere a una possibile minaccia. Sappiamo infatti che la paura è un'emozione che è attivata già dal livello sottocorticale, nei circuiti sottocorticali dell'amigdala, per esempio, ci permette di mettere in moto il nostro corpo, attivando il sistema autonomo, no? In maniera il versante simpatico quando siamo impauriti, ecco, mette in moto il corpo in maniera tale che sia pronto a reagire appunto ad una potenziale minaccia. Quando siamo impauriti, infatti, che cosa succede? Ci sentiamo la tensione, sentiamo un senso di tensione muscolare, i muscoli si tendono, il cuore batte più forte, aumenta il ritmo respiratorio, si dilatano le pupille, funzioni non del tutto fondamentali in quel momento, come la digestione, vengono in qualche modo tralasciate per far sì che tutte le risorse vadano verso quello che si predispone a essere un attacco o una fuga di fronte ad un possibile pericolo. E anche mentalmente l'esperienza della paura è quella di un orientamento, no, della nostra attenzione verso la minaccia. Siamo in allerta, siamo focalizzati a percepire ogni segnale di minaccia. L'esperienza di paura è appunto uno stato dell'organismo fasico, transitorio e prevalentemente adattivo, può però in qualche modo associarsi anche, sappiamo bene, a delle condizioni patologiche. Parliamo di fobia, infatti, quando siamo di fronte ad una condizione in cui si sperimenta una paura, uno stato di paura ricorrente, intenso, che può, per esempio, arrivare fino all'esperienza del panico, di terrore, che sia invece persistente, duratura e associata ricorrentemente ad uno stimolo trigger, uno stimolo più o meno specifico, nel caso delle fobie specifiche appunto, che può essere di tanti tipi diversi. Ci possono essere fobie per oggetti, animali, situazioni, luoghi, eccetera. Ogni tanto anche nei giornali, nelle riviste si sente parlare di fobie anche abbastanza bizzarre, no? Per cose che, per esempio, per singoli cibi, per colori, o per qualunque altra cosa, e spesso dandogli, no, anche dei nomi abbastanza bizzarri. L'aspetto, però, al di là della stravaganza, no? Di una vera fobia, è quello di essere comunque in parte anche invalidante per il funzionamento di una persona. E certamente è qualcosa che può essere sproporzionato rispetto al reale pericolo che si manifesta. Essendo la paura, l'emozione, no, caratterizzante la fobia, ma anche caratterizzante tanti altri disturbi, in fondo tutti i disturbi d'ansia, la fobia specifica potrebbe essere confusa per somiglianza ad altri problemi, come per esempio l'agorafobia, che è qualcosa invece di meno specifico perché è legato non ad una specifica circostanza, ma più a
a molte situazioni differenti che vengono, che assumono il significato per la persona di essere in balia di uno spazio aperto senza riferimenti o di poter essere incastrato senza via di fuga in una situazione. Oppure possiamo pensare, no, all'ansia sociale, la fobia sociale, che è legata sia a degli stimoli sociali, magari a delle circostanze specifiche come il parlare in pubblico, il mangiare in pubblico o altro, ma non è legato tanto a questo aspetto specifico, ma più alla, in fondo al timore di essere giudicati. Oppure pensiamo al disturbo di panico stesso. Il disturbo di panico ha come caratteristica quello di avere degli attacchi di panico che sono imprevedibili, la persona proprio non riesce a capire come e perché si originino in certe situazioni che non riesce a prevedere, mentre invece un attacco di panico possiamo anche sperimentarlo in una fobia, però in quel caso è prevedibile perché sarà verosimilmente sempre associato all'esporsi, all'entrare molto in contatto, molto intensamente con lo stimolo fobico. Possiamo un po' riflettere su quali sono i meccanismi che concorrono, no, alla creazione di una fobia. Possiamo pensare oggi che ormai non c'è più molto dubbio sul fatto che una fobia non si sviluppa per imperscrutabili meccanismi inconsci, ma è fondamentalmente frutto di un apprendimento, o di un apprendimento magari basato su una sensibilità anche genetica dell'organismo. Sappiamo per esempio che già nei bambini molto piccoli, negli infanti, ci sono delle reazioni di paura, di allerta di fronte a degli stimoli specifici che non possono essere ricondotti ad un apprendimento preesistente. Per esempio delle forme come quelle di un serpente sembra che siano capaci, no, di stimolare una risposta di paura non condizionata, quindi implicita. Però l'esperienza effettiva della fobia è qualcosa comunque che va rimandato ad un qualche tipo di apprendimento. Che cos'è che, qual è il meccanismo per cui si può instaurare una fobia? Beh, possiamo per esempio immaginare che per qualche motivo una persona, no, possa andare incontro ad un evento, ad una situazione che acquista un significato molto negativo, no? Quindi connotato negativamente. Pensiamo per esempio a avvicinarci ad un cane che sembra tranquillo, docile, no? Magari ci avviciniamo per accarezzarlo e improvvisamente ci si rivolta contro, mostra i denti e abbaia. Possiamo avere in quel momento lì un grande spavento che è spontaneo, che è in qualche modo non intenzionale e che può in qualche modo andare a condizionare in maniera classica, no? In maniera pavloviana, lo stimolo legato al cane con la paura che ho sperimentato. Un modo di instaurare una fobia però non passa solamente da un'associazione tra uno stimolo e una risposta di spavento, di paura, ma passa anche dal fatto che successivamente la persona, se riesposta a qualcosa che riguarda quello stimolo, che lo ricorda, potrebbe iniziare a percepire un innalzarsi della paura. Per esempio, dopo che ho avuto un grande spavento con quel cane, magari un cane del vicino appena comprato, ogni volta che devo uscire in giardino potrei tenermi un po' alla larga da quel cane. Questo sarà una risposta che metterò in atto perché, sapendo che mi avvicinerò, passerò nei suoi paraggi, sento già un po' di apprensione, un po' di paura che si manifesta. Passare alla larga mi permette di sentire sollievo e quindi ho un rinforzo negativo dall'azione
evitamento, di allontanamento, cioè vengo premiato nel fatto che mi viene sottratta la paura. Questo farà sì, per esempio, che io mi adatterò a questa circostanza passando sempre alla larga da quel cane. Questo però è un meccanismo che, come spesso accade, no? Da una parte funziona a breve termine, no? In una circostanza limitata. Se però questo meccanismo di evitamento si ripete, si allarga per un meccanismo di generalizzazione in qualche modo, potremmo far sì che quello stimolo che io ho iniziato a evitare, quel singolo cane, possa generalizzarsi ad altri cani, sempre con una sorta di intenzione di, di stare più al sicuro possibile, che è molto innata, no? Nel nostro modo di funzionare. Se però appunto questo meccanismo diventa eccessivamente rigido e non flessibile, tale da riesporci con sufficiente tempo e sufficiente ripetizione a quello stimolo, la fobia potrebbe instaurarsi e io potrei avere quindi sempre più paura di quella circostanza, di tutto quello che me la ricorda. Come dicevo, il meccanismo però in cui si instaura una fobia potrebbe anche essere legato comunque ad apprendimenti non così diretti, potrebbe essere legato per esempio all'osservare qualcuno che è sottoposto a qualcosa di spaventoso, potrei vedere qualcuno attaccato da un cane, oppure potrebbe essere legato per esempio ad un apprendimento più culturale. Per esempio mi viene paventato che un certo tipo di situazione è pericolosa. Banalmente, ora sempre per non prendere di mira i poveri animali, se io avessi avuto una madre terrorizzata dai ragni, tutte le volte che vede un ragno, che pensa di vedere un ragno, si spaventa, io avrò un apprendimento, no, legato alla sua reazione di spavento, magari semplicemente anche al fatto che mi parla negativamente di quella cosa di cui non faccio mai esperienza, e questo può instradarmi comunque in questo meccanismo di rinforzi tali che possa verificarsi una fobia. Le fobie, come si diceva, no, possono essere di tantissimi tipi diversi, sono anche comuni. Una ricerca di un'indagine fatta tempo fa da un'organizzazione inglese ha fatto appunto un piccolo survey per capire quali fossero, per esempio, le paure più diffuse o le fobie più diffuse. Vediamo le 10 che risultavano più diffuse. Quella, la paura delle altezze, che effettivamente è molto comune, la paura dei serpenti, che come dicevo prima sembra avere per esempio anche un aspetto innato, la paura di parlare in pubblico, la paura dei ragni, la claustrofobia, la paura dei topi, degli aghi, la paura di volare, la paura del sangue, la paura dei cani. Quindi ci sono molti animali, poi ci sono delle circostanze di vario tipo, alcune delle quali, per esempio, sono tutto sommato, no? Sono circostanze che sono non troppo insolite, ma neanche tipiche nell'esperienza delle persone, no? Per esempio, parlare in pubblico, a meno che non facciamo un lavoro appunto che ci fa fare questo tipo di cosa spesso, è qualcosa che possiamo fare mai oppure saltuariamente, così come magari andare incontro a iniezioni o prendere un aeroplano è qualcosa sì che possiamo fare mediamente con ogni tanto, ma non con grande frequenza. Quindi, per quello che si diceva prima, per il fatto che possono essere esperienze che tutto sommato posso evitare e non sempre sono messo nelle condizioni di dovermi ripetutamente confrontare con questa esperienza, potrebbero facilmente sviluppare una fobia. In questo discorso che vi sto facendo, no, un po' è implicito, l'ho lasciato un po' implicito, il fatto che così come una paura può condizionare lo sviluppo di una fobia per una serie di condizionamenti comportamentali,
il trattamento di una fobia passa prevalentemente da quello che è l'esporsi ad una situazione temuta sufficientemente spesso e sufficientemente a lungo da estinguere la risposta di paura. Qualcuno ha alzato la mano? Sono contento di averlo notato, però non so. Ora non so cosa farci. Quindi chiedo a chi ha alzato la mano per piacere di scrivere nella chat se c'è una domanda, perché la chat la sto guardando qui di fianco allo schermo. Ok, non voleva alzare la mano, nessun problema. Se qualcuno vorrà fare una domanda, comunque lo scriva pure nella chat. Vado avanti. Adesso, dopo aver parlato un po', no, delle fobie, passiamo al secondo argomento, no? La tecnologia della realtà virtuale. Quello che stiamo vivendo oggigiorno, è banale dirlo, è l'era del computer, è l'era dell'informatica, è l'era del digitale, no? E quindi ci rendiamo conto che più che mai la tecnologia sta permeando tutta la nostra vita. Se pensiamo fino a pochi anni fa non esisteva internet, non esistevano gli smartphone, ma oggi però è veramente difficile quasi non ripensare a quando per cercare un numero di telefono dovevamo consultare non mi ricordo neanche come si chiama, vedete, un elenco telefonico, oppure quando dovevamo andare da un posto all'altro con l'automobile e non c'erano i navigatori satellitari, no? Avevamo gli stradari e così via. Banalmente, quindi, tutto ciò che oggi permea le nostre vite, come questa conversazione stessa che sto avendo con voi, è qualcosa che sta cambiando, si sta permeando sempre di più e sempre più velocemente, in una sorta di, appunto, accelerazione, no, della tecnologia all'interno delle nostre vite. E sebbene la tecnologia, appunto, sia così pervasiva, non sempre siamo consapevoli poi di quanto è importante anche relativamente al nostro benessere, anche se poi ci accorgiamo che le strumentazioni tecnologiche invece anche in medicina fanno molto parte di ciò che è parte dell'avanzamento. Pensiamo alla diagnostica sempre più avanzata, oppure agli strumenti robotici di chirurgia e così via. Questo inizia ad essere vero anche un po' nel nostro campo. Pensiamo appunto a quanto applicazioni anche per gli smartphone o altri software, per esempio, inizino a veicolare concetti, esperienze o contenuti relativi in qualche modo al mondo del benessere psicologico. Quanto è facile trovare, no, in un app store app per migliorare il sonno, per meditare, per il rilassamento, per la gestione dell'ansia e così via. La realtà virtuale è una di queste tecnologie emergenti che in tanti settori si sta diffondendo e anche nel settore della clinica sta avendo una diffusione. Come vi chiedevo prima, no, ci siamo già chiesti se la realtà virtuale è qualcosa che avete provato in prima persona. Molti di voi hanno detto sì, ma altrettanti hanno detto di no, neanche in un contesto ludico. Probabilmente vi sarete iscritti a questo webinar incuriositi da questo argomento, no? E forse l'idea stessa, no, di pensare ad un device di realtà virtuale, un apparecchio di realtà virtuale per fare qualcosa di psicologico sembra quasi un po' bizzarra, no? Forse per certi versi. La tecnologia però, appunto, ha la caratteristica di diventare molto abituale, molto familiare, molto velocemente. Così come adesso un telefono a gettoni come quello nell'immagine è qualcosa che altrettanto velocemente era nelle nostre vite
fino a 30 anni fa e adesso non se lo ricorda più nessuno. Quindi la novità, no? La stranezza anche che voi, forse ancora di più i nostri pazienti, potrebbero avere all'idea di usare la realtà virtuale per un problema psicologico, è possibile che possa cambiare molto velocemente, o comunque che cambi molto velocemente, non per tutti quanti, per la popolazione, ma cambi velocemente nel momento in cui iniziamo a fare esperienza diretta di queste cose. Chiediamoci quindi che cos'è questa realtà virtuale, senza dare più niente per scontato. È fondamentalmente una tecnologia che ci permette di fare esperienza di un mondo, di un ambiente che è generato completamente da un computer, in maniera del tutto inventata, digitale. Fare esperienza significa fare esperienza a 360 gradi, o quasi, cioè non solo fare un'esperienza sensoriale, percettiva, come si vede in questa immagine, no? Vediamo una grafica che suggerisce che cos'è la realtà virtuale, una persona che incontra un dinosauro all'interno di un bosco, no? Appunto, non è solamente un fenomeno percettivo, ma anche un fenomeno interattivo, perché la realtà virtuale è caratterizzata dal fatto che c'è sempre una qualche forma di azione, di interazione tra me e l'ambiente simulato. E la terza caratteristica, che forse poi quella più centrale, più caratterizzante la realtà virtuale, è quella del sentirsi dentro il mondo generato, perché fare esperienza di qualcosa di artificiale e interagire con esso in realtà è qualcosa che non è così strano. Anche interagire con così il personaggio di un videogioco interagire con qualunque altra forma di avatar o cose del genere è comunque fare esperienza di qualcosa di simulato ed interattivo, ma il sentirsi dentro un nuovo ambiente è qualcosa di molto differente e probabilmente è una sensazione, parlo proprio di sensazione, che se non si è provata non è così facile immaginarla, perché la prima volta probabilmente molti di voi che hanno detto sì, no, alla domanda se hanno mai fatto prova della realtà virtuale, potranno ricordare il senso proprio di stupore che si prova, di incredulità che si trova quando si abbassa il visore e ci troviamo immersi in un contesto virtuale. Perché è difficile credere quanto possa essere effettivamente l'esperienza immersiva. Di quelli che hanno detto no all'aver mai provato un apparecchio di realtà virtuale, no? Forse molti negli anni passati, quando andava più di moda, avranno per esempio provato il cinema tridimensionale, quello che è venuto fuori con Avatar e che poi si è diffuso per alcuni anni. Ecco, quella è un'esperienza che rispetto a un cinema tradizionale dà una dimensione di penetrazione in più, no? Rispetto alla scena, però non ha niente a che vedere qualitativamente con il sentirsi dentro un ambiente simulato dalla realtà virtuale. Forse l'esperienza che ci si può più avvicinare per certi versi è quella del sogno. Quando noi sogniamo stiamo facendo esperienza di qualcosa di completamente virtuale, di immaginario, in cui però ci sentiamo dentro l'ambiente e le circostanze e le interazioni che stiamo vivendo all'interno del mondo onirico. Per certi versi poi questo esempio dopo lo riprenderemo per riflettere su quanto poi comunque la nostra esperienza reale sia in parte comunque un'esperienza simulata, mediata, con dei livelli di astrazione. Ora, gli strumenti tecnologici che permettono, no, di la realtà virtuale è molto più potente, infatti, no? Dice un collega, esattamente. Gli strumenti che servono per fare esperienza della realtà virtuale possono essere molteplici.
qui vi ho messo una serie di immagini esemplificative, no? Potete vedere per esempio che qui in alto a sinistra ci sono Marzia Carocci ha alzato la mano. Marzia, se puoi scrivimi nella chat la domanda che vuoi fare. Scusami, mi scusi, ho sbagliato. Non volevo alzare la mano. Marzia, non so se posso attivarti l'audio. Allora, la domanda è: credo che la realtà virtuale possa nei bambini contribuire a determinare la sindrome di deficit di natura? Non ho capito bene la domanda. Intanto ti chiedo se riuscissi. Non posso farti parlare. Ti chiedo magari di riscrivermi la domanda perché non l'ho capita bene. Nel frattempo continuo a raccontarvi appunto di questi strumenti, no? Che vi saranno più o meno familiari, probabilmente solo alcuni. In alto a sinistra vediamo una serie di esempi di apparecchi per la realtà virtuale. Alcuni di voi avranno avuto esperienza di apparecchi, per esempio, che vanno collegati al computer. L'apparecchio tipico per la realtà virtuale è questo. Ora, scusate, eccomi, che non mi vedevo più. Questo qua, vedete? Questo è un elmetto per la realtà virtuale, che probabilmente avrete visto in qualche modo, che si indossa in questo modo. Ci sono vari tipi di elmetti o di occhiali con varie caratteristiche prestazionali, no? Perché sono a tutti gli effetti degli strumenti tecnologici che al pari degli smartphone e dei computer migliorano nel tempo. Ce ne sono alcuni, come vedete, Google Daydream, che sono resi possibili anche dall'uso dello smartphone, che viene messo su un supporto che ci tiene lo schermo dello smartphone di fronte agli occhi con due lenti per la messa a fuoco, che permette quindi di usare proprio lo smartphone come un sistema di realtà virtuale. Nel mezzo, vedete, c'è questo Google Cardboard che è un'iniziativa di Google curiosa, no? Di qualche anno fa, in cui permettevano e davano delle istruzioni su come ritagliare e piegare un pezzo di cartone che uno può trovare a casa proprio per costruirsi una struttura da mettere sulla faccia, sul viso, con uno smartphone e fare questo tipo di esperienza. Poi ci sono invece degli strumenti molto più raffinati, che stanno entrando in commercio anche molto proprio a scopo di intrattenimento, per i videogiochi, per esempio, e e sia in maniera appunto collegata a un computer, a una console di gioco, ora anche in maniera stand-alone, cioè autonoma. Uno compra un caschetto come quello che ho fatto vedere, all'interno del quale, no, c'è già tutta la potenza di calcolo che serve per interagire con quello che poi faremo dentro l'esperienza. Come vedete, nei due strumenti, no? HTC Vive e Oculus Rift, ci sono accanto al caschetto anche dei dispositivi di input, cioè delle manopole che possono essere usate per
fare per compiere le azioni all'interno dell'ambiente virtuale, no? Questi dispositivi di input sono di complessità variabile, ce ne sono alcuni anche molto complessi, come quello che vedete qua, che sembra una sorta di ragno nero sulla mano di una persona, che è una struttura sperimentale che fa sì che la mano, nel momento in cui viene mossa nell'ambiente virtuale, non solo possa essere comparire di fronte ai nostri occhi nella maniera percettivamente realistica, cosa che può essere fatta già usando per esempio delle videocamere che sono spesso installate nel fronte del device, del caschetto virtuale, no? Spesso nei prodotti più raffinati, in questi punti qua, ci sono delle telecamere o dei sensori che permettono, per esempio, se io alzo le mani, di rivedere le mie mani nella stessa posizione in cui le sto alzando, ricostruite dal computer in tempo reale, quindi avere proprio la percezione delle mani che si muovono. Ma se io avvicino un oggetto e lo afferro, diciamo, nel mondo virtuale, l'oggetto si avvicinerà a me, però non ne sentirò la consistenza. Ci sono, per esempio, invece apparecchi come questo ragno che sono fatti in modo tale da restituire la resistenza sulle dita data dal peso o dalla consistenza o dalla forma di un oggetto. Così come vedete questa specie di pallone trasparente di plastica dove è inserito quel tizio, che serve invece per simulare la mobilità. Quello è una struttura, ce ne sono anche di meno complesse, fatte tipo tapirulan circolari su cui uno può mettersi in piedi, spesso legato alla vita da un supporto per non cadere, in maniera tale che io possa usare proprio i miei piedi, le mie gambe per camminare avanti e indietro, abbassarmi nell'ambiente ricostruito e qui aumentare appunto il realismo dell'immersione. Mentre invece nella maggior parte dei casi nei dispositivi che si tende a utilizzare è un'esperienza che si fa seduti o in piedi senza tutto questo livello di raffinatezza, che è interessante come evoluzione, ma poi vedremo in realtà non è così necessaria per stimolare le caratteristiche distintive della realtà virtuale. Qui appunto vi ho messo una slide, le realtà virtuali, proprio per alludere al fatto che innanzitutto esperimenti di questo tipo non sono così recenti come si potrebbe magari pensare. Diciamo le prime applicazioni commerciali sono degli anni 80, si potevano vedere in delle fiere o in delle situazioni particolari già negli anni 80 delle macchine per la realtà virtuale, però già negli anni 60 scienziati o artisti anche avevano fatto delle esperienze di questo tipo in maniera sperimentale. Il tipo di realtà virtuale di cui stavamo parlando fino adesso è quella, la VR immersiva. Ce ne sono alcune di qualità diversa, per esempio la Cave, ne vedete un'immagine qua in basso a sinistra, è un ambiente, una stanza nel quale nelle pareti a 360 gradi viene proiettata un'immagine completa di un ambiente e la persona indossa non il caschetto con i due schermi attivi, ma in questo caso gli occhiali come quelli del cinema 3D, in maniera tale che possa vedere la profondità degli oggetti proiettati sulle pareti e muoversi in quell'ambiente. È un tipo di immersività più complesso che prevede ovviamente degli ambienti progettati apposta. Oppure c'è qualcosa di cui probabilmente avrete sentito parlare qualche volta, che è quella della variante della realtà aumentata, l'augmented reality, che è una tecnologia per certi versi simile a quella della realtà, ma invece di ricreare un intero ambiente totalmente virtuale,
genera qualcosa di virtuale che si inserisce nell'ambiente reale. Probabilmente i più smanettoni di voi, o in maniera diretta o indiretta, tramite qualche fidanzato, fratello, di solito i nerd sono più gli uomini, avrà per esempio sentito parlare di, se non ricordo male, Pokémon Go, che era un videogioco per gli smartphone che è uscito qualche anno fa, che era molto innovativo perché era un sistema di realtà aumentata. In pratica, che cosa faceva? Permetteva di usare il proprio telefono per inquadrare con la videocamera l'ambiente circostante, no? Io mi muovo lo schermo inquadrando l'ambiente che ho di fronte e quindi ne vedo come in una finestra, vedo dove sono e lo vedo anche attraverso lo schermo. Pokémon Go permetteva di far sì che io magari inquadrando una stanza vedessi la stanza dove compariva un mostriciattolo, un Pokémon che dovevo andare a acchiappare. Questa sovrapposizione di elementi digitali sull'esperienza, diciamo sull'ambiente reale, è proprio quello della realtà aumentata, che invece ha delle applicazioni molto raffinate, molto interessanti, che vanno al di là del gaming, dei giochi. Ad esempio, già viene sfruttato in qualche modo per applicazioni spesso anche didattiche, per esempio nei training in chirurgia e medicina, oppure in ambienti ingegneristici, viene utilizzato per esempio per fare esperienza simulata, ma appunto realistica di, non so, di mezzi meccanici o di apparecchi meccanici che devono essere aggiustati in maniera tale che io possa vedere l'operazione che devo fare proiettata su il macchinario reale che ho di fronte, eccetera, eccetera. Anche questa appunto viene sviluppata in questi anni, in parte è un po' concorrente della realtà virtuale, anche se sono due mondi un po' affini. Alcune automobili, per esempio, iniziano ad avere gli elementi un po' di realtà aumentata. Per esempio, quando vedete alcune automobili moderne che proiettano delle frecce sul parabrezza invece che sullo schermo, il monitor del navigatore, quello è in qualche modo un'applicazione di realtà aumentata o realtà mista. Mixed reality viene chiamata anche, cioè viene inserito appunto un'informazione in più sintetica nel contesto reale, dal nostro punto di vista. Ora passiamo un po' al terzo argomento che vi ho detto prima avremmo toccato, cioè il rapporto un po' tra mente e realtà virtuale, che è sicuramente l'aspetto più affascinante di tutto questo, è anche quello su cui ho una formazione più limitata, perché in realtà andando al di là, no, del campo applicativo si entra in un campo di ricerca specialistico molto avanzato, molto ampio e molto in divenire. Quindi spero perlomeno di riuscire a trasmettervi la curiosità e alcuni elementi di tutto questo, perché appunto ci dobbiamo un po' interrogare su come mai la realtà virtuale, cioè il mezzo tecnologico, il medium tecnico, ci permette di fare un'esperienza di questo tipo. Intanto possiamo appunto riflettere su due aspetti, l'aspetto dell'immersione. L'immersione è, diciamo, un elemento tecnico, cioè la possibilità, il potenziale del mezzo, dello strumento, di dare un'illusione vivida e complessa di realtà ai sensi di me utente. A quali sensi? Ovviamente la vista, l'udito, anche il tatto, come dicevamo prima. E tanto più è raffinato il medium da un punto di vista tecnologico, tanto più la restituzione di questi stimoli illusori sarà raffinata. Per esempio, una
un elemento dettagliato, complesso, ricco di sfumature e così via. Questo è l'aspetto tecnico. L'aspetto invece di immersività è qualcosa che, appunto, dicevo, l'aspetto dell'immersività è appunto un fenomeno tecnico, mentre invece il suo equivalente percettivo, l'equivalente esperienziale è quello del senso di presenza, possiamo chiamare. Cioè il senso di presenza è la sensazione di essere all'interno quell'ambiente. È l'illusione di non mediazione, come ho scritto lì, cioè l'illusione che non ci sia un intermediario, come per esempio possiamo sperimentare appunto nel cinema, oppure guardando appunto qualcosa su uno schermo. Se io guardo la realtà attraverso lo schermo della macchina fotografica, mentre la inquadro, so che quella cosa è reale, ma non un'illusione di non mediazione. Il senso di presenza di cui la realtà virtuale ci rende partecipi è resa possibile da un fatto interessante, appunto, dal fatto che in fondo la nostra mente non è capace, non è fatta per restituirci un'esperienza autentica, identica della realtà circostante, ma l'esperienza che noi facciamo della realtà vera, tra virgolette, è comunque un'esperienza simulata, cioè è di fatto un'esperienza comunque astratta e in qualche modo arbitraria della nostra mente. Ed è proprio il fatto che la tecnica della realtà virtuale in qualche modo utilizza degli accorgimenti, delle tecniche che sono simili a quelle, diciamo, del meccanismo simulativo della nostra mente, è questa somiglianza che rende possibile appunto questo effetto, questa qualità del senso di presenza. Pensiamo per rendere chiaro, no, un po' questa cosa ad una qualunque azione. Pensate che siete in una stanza, siete nella vostra stanza, volete accendere il televisore e vi predisponete a farlo, no? È una delle cose più semplici. Prendo il telecomando, premo, si accende, mi accorgo che il televisore non si accende, allora magari guardo dietro, mi accorgo che la spina è staccata, attacco la spina e ripremo il telecomando. Ok? Se noi pensiamo a qualunque azione compiamo, anche la più semplice, spesso la compiamo appunto in una maniera assolutamente naturale, cioè con una sensazione di fluidità, di linearità, di semplicità, che invece non ci rende consapevoli invece del grande grado di complicazione che implica tutto questo, perché per poter fare un'azione come quella di accendere il televisore, ho bisogno di un sacco di informazioni. Ho bisogno dell'informazione sensoriale, sull'ambiente e anche su me stesso, che però non basta, perché avere un'informazione sensoriale è comunque qualcosa che deve essere elaborato per avere un'informazione percettiva, un'esperienza percettiva, cioè qualcosa che ha un significato per me, un significato che mi permetta in maniera ovviamente implicita, in maniera di cui non sono consapevole, di creare un modello dell'ambiente in cui sono, perché io per poter accendere il televisore innanzitutto devo vedere il televisore, e vederlo significa sapere che quello è il televisore, che si trova in quella parte dell'ambiente, che io mi trovo in un altro punto dell'ambiente che è condiviso col televisore. Quindi ho bisogno di un modello dell'ambiente e di me corporeo all'interno dell'ambiente. Oltre a questo, però, oltre ad avere un modello percettivo,
e fisico delle parti in gioco, me compreso, avrò anche bisogno di un modello funzionale in qualche modo, di avere un modello di come le cose funzionano e anche un modello di come le cose interagiscono. Cioè, se io so che devo premere un pulsante sul televisore, sulla base del modello percettivo, io dovrò pianificare l'azione di allungare il mio arto, avvicinarmi al punto in cui ho intenzione di premere, farlo e dopo averlo fatto non fermarmi, perché devo anche verificare di nuovo percettivamente se l'azione che ho compiuto nell'ambiente col mio corpo è andata a buon fine. Se infatti non si verifica, la percezione farà sì che sulla base del modello io possa compiere un'altra azione. Questo ricorda un po', no, il ciclo dell'unità tote, che negli anni 50 era stata alla base un po', no, dell'idea cognitiva di mente, cioè il modello per cui la mente è un sistema di elaborazione delle informazioni, però appunto che non ha tanto il suo senso compiuto nell'attribuire significati, no, o elaborare informazioni, perché chi elabora a fare informazioni? Elaborare informazioni col cervello è una cosa altamente dispendiosa a livello energetico e quindi non la faremmo se non avesse uno scopo. Infatti l'elaborazione delle informazioni è proprio deputata al compimento di operazioni finalizzate. Test, operate, test, exit. Io elaboro informazioni o un modello che mi serve per compiere un'azione deputata al raggiungimento di uno scopo in maniera reiterata. Quindi in fondo la nostra mente, il nostro cervello che ne è il supporto insieme al corpo, la mente è in qualche modo un macchinario predittivo, non solo percettivo, predittivo perché se ci pensate noi non ci limitiamo neanche a usare il dato sensoriale in ingresso, cioè il fotone che entra nella retina viene convertito in un impulso elettrico che va nella mia corteccia visiva, eccetera, eccetera, per avere quel dato sensoriale e trasformarlo in un dato percettivo, per cui quello che ho di fronte è il mio computer, ma anche avere una percezione in qualche modo orientata a scopi, predittiva, cioè che mi permetta, sulla base anche della mia esperienza, cioè dei modelli precostituiti, di essere orientato alla percezione discriminata di qualcosa che per me può essere di interesse, può essere un'opportunità o una minaccia, cioè di essere un percettore in qualche modo, no, interessato verso l'ambiente. Vi faccio un esempio. Se voi ripensate anche agli esperimenti di psicologia della percezione, no, del dopoguerra, del secondo dopoguerra, vi ricorderete gli esperimenti per esempio, del filone del New Look americano, no? Nel quale si vedeva, per esempio, che se io vedo un'immagine che non ha senso, un'immagine astratta che pian piano si trasforma fino a prendere la forma di qualcosa, per esempio una mela, il tempo che mediamente io impiego per riconoscere che quella è una mela, prima di pensare a qualcos'altro, tende a essere più basso se io sono molto affamato. Oppure, similmente, io posso avere, se io vedo una sequenza di lettere, una che compare dopo l'altra, e poi dopo vedo una forma rotonda, tenderò a percepire quella sensazione rotonda come una O invece che uno zero. Oppure potrei
compiere altre operazioni di questo tipo in cui in qualche modo ci accorgiamo che la percezione è molto legata ad un dato di aspettativa. Quindi è sia un fenomeno bottom-up che viene dai sensi, viene interpretato, sia però un fenomeno top-down. E in questo entra in atto anche appunto l'aspetto dell'azione e della pianificazione, quindi di me che sono parte dell'ambiente, parte attiva dell'ambiente. Quindi in qualche modo anche a livello cerebrale c'è una convergenza a un certo punto delle zone, delle aree che sono deputate a fare queste operazioni, cioè ad avere una rappresentazione percettiva dello spazio, per esempio, e avere una rappresentazione nel riconoscimento delle cose, la via dorsale, la via ventrale dei sistemi visivi, no? Che prendono vie diverse, una via serve appunto a riconoscere le cose, un'altra via a capire dove sono, come sono collocate rispetto a me, e che in qualche modo convergono anche con la rappresentazione del mio corpo. Esistono nel nostro cervello dei neuroni, tutta una serie di neuroni bimodali, cioè che hanno una funzione sia sensoriale sia motoria, come per esempio i neuroni specchio che conoscerete, o i neuroni canonici, che sono anche quelli altri tipi di neuroni che sono presenti nella nostra corteccia sensoriale, che hanno appunto delle caratteristiche particolari, cioè sono neuroni che per esempio si attivano quando, parlando per esempio dei neuroni specchio, quando io vedo un'altra persona che sta per compiere un gesto o nell'atto di compiere un gesto verso un oggetto che anch'io sto muovendo, cioè sto vedendo. Se io vedo per esempio una tazzina su un tavolo e una persona che sta guardando la tazzina e ha la mano rivolta verso la tazzina, mi si attiveranno neuroni specchio legati in qualche modo alla percezione dell'intenzione di quella persona di prendere la tazzina, che sono parte del circuito di neuroni che a me si attivano quando ho l'intenzione di prendere quella tazzina. E quindi la comprensione che ho di un altro che compie un gesto sembra in qualche modo possibile in maniera immediata perché va a stimolare il me che ha in potenza, in potenzialità, la possibilità di prendere quella tazzina. Altri neuroni, appunto quelli canonici, sempre nella corteccia premotoria, sono dei neuroni che si attivano invece quando io guardo un oggetto e ne percepisco gli aspetti in qualche modo potenziali di interazione, quando ne percepisco per esempio l'afferrabilità, è quello che, cioè il modo in cui io ci posso interagire. Ed è interessante questo perché ci dice che appunto le possibilità interattive di me nel mio corpo, nell'ambiente, è qualcosa che non passa solo dalla intenzionalità formulata, no? In maniera appunto intenzionale, ma è qualcosa che la nostra mente elabora continuamente a un livello di base al pari della percezione stessa, cioè la stessa immedesimazione, la stessa immediatezza con cui io ho le percezioni è la stessa con cui io costantemente percepisco azioni possibili di me nell'ambiente. Questo fa sì che appunto si possa capire quanto la nostra percezione di noi nella realtà, no? Anche del noi corporeo, è comunque una grande simulazione. Ed è evidente questo, sebbene sia controintuitivo, perché in fondo potremmo pensare, per cavolo, ma cosa c'è di più immediato di me nel corpo? Cosa c'è di più immediato, di più appunto non
non mediato di me nel mio corpo. Beh, non è così. E per esempio, se pensiamo al fenomeno dell'arto fantasma, capiamo perché non è così. L'arto fantasma è quel fenomeno per il quale le persone che subiscono un'amputazione di un arto continuano per lungo tempo dopo l'amputazione ad avere percezioni di quell'arto, come se l'arto ci fosse, ed è per questo che si chiama arto fantasma. L'arto non c'è più, ma io lo sento, e lo sento sia percettivamente sia nel suo potenziale di uso dell'arto, è come se ci fosse. Quindi è molto al di là. Questo ci mostra proprio empiricamente, fortemente, quanto il nostro modello interno, un modello simulato che abbiamo, è forse preponderante anche rispetto all'esperienza sensoriale dell'ambiente reale, del dato fisico. Allora, sto vedendo che qualcuno ha fatto una domanda. Intanto vi dico sì, che il webinar viene registrato, quindi sarà possibile vederlo anche dopo. In effetti, osservando persone affette da Alzheimer, è molto chiara la complessità richiesta da queste azioni che state scrivendo. Eh sì, eh sì. Se ci pensate, ora, no, anche se guardiamo un bambino, no, un neonato, i neonati quando iniziano a, in qualche modo, a manipolare le cose, a manipolare gli oggetti, a manipolare anche loro stessi, no? Sono buffi i bambini, perché quando li vediamo lì che sono svegli, nei rari momenti in cui non piangono, i neonati si guardano le mani, no? Come se fossero degli oggetti in qualche modo, no? Si mettono le mani in bocca, si colpiscono, si toccano, si manipolano, come se stessero in qualche modo, no? Facendo delle cose che gli permettono di costruire tramite un'azione causale, no? In qualche modo, la mappa percettiva e motoria del proprio corpo e quindi anche della propria potenziale d'azione nell'ambiente. I bambini mettono in bocca le mani come mettono in bocca gli oggetti. In certi momenti sembrano veramente trattare il loro corpo come se fossero un affare in con cui sono caduti e con cui iniziano ad avere dimestichezza. Allora, spero di avervi dato un quadro di tutto questo che per me è estremamente affascinante. Qui vi riporto due altri concetti in qualche modo, no? Affini a quello che stiamo dicendo, cioè il fatto che l'utilizzo di un mezzo, l'utilizzo di uno strumento, per esempio una racchetta, è qualche cosa che ha effetto sulla nostra percezione anche di noi. Per esempio, se io uso una racchetta, per fare un'azione, in qualche modo quello strumento, soprattutto se ne faccio un uso ripetuto, abituale, come per esempio ne avrà fatto Federer nella sua carriera di tennista, quell'artefatto lì, quell'oggetto lì, diventa parte della mia rappresentazione del corpo. È stato visto anche da un punto di vista proprio, come dire, di studi di neuropsicologia, no? È come se ci fosse un'estensione della mappa corporea di quello che si diceva prima. I neuroni canonici, probabilmente, questo lo presuppongo perché non ne sono certo, potrebbero inglobare anche la rappresentazione dello strumento. Per certi versi, forse anche quando noi ci abituiamo a guidare la nostra automobile, in qualche modo nella nostra mente, nel nostro cervello si attiva via via che siamo sempre più, che abbiamo sempre più dimestichezza, no? Con quell'artefatto dentro cui siamo, cioè l'automobile. In qualche modo
i confini dell'automobile acquistano una rappresentazione spaziale come se fosse un'estensione corporea. Se ci pensate, fate caso a quanto per noi è naturale, quando guidiamo l'automobile, riuscire a passare tra spazi anche stretti, e non lo facciamo facendo un calcolo geometrico, lo facciamo come quando, con la stessa naturalezza, in qualche modo, forse la stessa percezione, chissà, di quando dobbiamo passare con il corpo tra una porta quasi chiusa, ci mettiamo di lato in maniera naturale e lo sappiamo stabilire se ci passiamo o no. Questo è appunto un effetto di un mezzo utilizzato che entra nella nostra percezione. C'è poi un altro fenomeno, no? Che è quello dell'incarnazione, nel quale appunto noi ci sentiamo dentro un mezzo. Per esempio, l'uso di un avatar di un videogioco ci fa sentire dentro, siamo telepresenti in esso. Quindi l'esperienza intuitiva, no, del nostro corpo si estende a quello di un oggetto esterno. Su questo, ecco, ora vi farò vedere una cosa abbastanza curiosa. Oddio, sono 19:14, sto andando pianissimo. Allora, vado un po' più veloce, altrimenti non riusciamo, anche se ho visto che in teoria la durata del webinar era prevista fino alle 20, anche se io pensavo 19:30, quindi magari me la prendo un po' più. Per fare comunque, per stringere questa parte, no? Quello che abbiamo appena detto ci può un po' far pensare a quanto la realtà virtuale abbia un potenziale trasformativo che è molto ampio, perché pensate a quanto per esempio è differente, per voi che state imparando qualcosa con il mestiere di psicoterapeuta, quanto è differente per voi leggere un dialogo trascritto su un libro di una tecnica, per esempio, e quanto è diverso vedere un video di quella tecnica messa in atto. Probabilmente vi rendete conto della potenza in più, proprio in termini qualitativi, di fare una cosa del genere, no? Di questa differenza. Infatti rimaniamo molto più colpiti da vedere qualcuno che fa qualcosa che poi noi imiteremo piuttosto che da leggerlo. Lo stesso appunto può passare sempre di categoria in quella cosa che poi spesso quando siamo studenti non ci piace, del fare una simulata magari davanti a tutti, perché al di là del nostro imbarazzo, però la possibilità di essere noi che siamo attori diretti di quell'azione, quanto arricchisce ancora di più l'esperienza di apprendimento, quindi l'esperienza trasformativa che io ho nell'atto di compiere quell'azione, non solo di vederla, tantomeno di leggerla. Ok? Allora, l'aspetto, in fondo, no, dell'essere presenti nella realtà virtuale descrive proprio il potenziale trasformativo che ha, perché fare una cosa nella realtà virtuale, quindi incarnati dentro quel mondo, è molto vicino al farlo realmente nel mondo. E quindi le possibilità di apprendimento o di modifica di certe cose estremamente alto, non si opera più sui simboli ma sulla realtà, e non importa che ci sia scritto virtuale, perché come abbiamo appena visto anche la realtà vera è una realtà virtuale in qualche modo. Ora vi voglio far vedere un video che mi ha incuriosito tantissimo, l'ho trovato citato da un autore di cui vi posso suggerire un libro, ve lo faccio vedere, questo qua, Realtà Virtuali, di Giuseppe Riva. Giuseppe Riva è un italiano che lavora
a Milano, mi sembra, che è uno dei più grandi esperti mondiali di realtà virtuale applicata anche alla clinica e non solo, ma rispetto proprio alla ricerca di cui abbiamo appena parlato. Quindi potete trovare anche delle sue presentazioni o degli articoli online che sono molto interessanti. E mi è capitato appunto di trovare un video nel materiale che lui presentava, che voglio far vedere. Questo qua. Spero che riusciate a vederlo senza problemi. Gender Swap, un esperimento con la macchina per essere qualcun altro. Ve lo faccio vedere e poi. Tanto dura qualche minuto. Ok, vi ho fatto vedere questo video perché secondo me è molto interessante per pensare appunto a no, un'esperienza anche artistica no, di questo tipo, cosa può significare esserci dentro. Come vedete nella descrizione qui accanto in inglese dell'esperimento, dell'esperienza, è un'esperienza che si chiama esperienza di embodiment, quindi potremmo dire di incarnazione nel corpo di qualcun altro, in questo caso tra un uomo e una donna, che è resa possibile però solamente se le due persone fanno molta attenzione a sincronizzare i loro movimenti, perché non basta avere il punto di vista osservativo dagli occhi dell'altra persona. Perché come abbiamo visto le due facce della medaglia, quella dell'azione e della percezione, in quel caso sarebbe incompleta. Il fatto però di poter usare le nostre intenzioni sull'eseguire un movimento mentre ne abbiamo il dato visivo, no? Della stessa posizione ma di un altro corpo, genera questa sorta di illusione, di incarnazione, che deve essere estremamente potente e interessante da vivere.
Quindi potrebbe essere interessante anche vedere altre applicazioni artistiche della realtà virtuale. Passiamo adesso all'ultima parte, spero quella che non vi interessava soltanto, che è quella dell'applicazione clinica in medicina e soprattutto in psicologia. Salto un po' di cose. Se non dirvi che la realtà virtuale nella salute mentale è stata applicata per la prima volta inizialmente in un contesto militare, soprattutto per i reduci di guerra con un disturbo post-traumatico da stress, per esempio dopo la guerra in Iraq, la guerra del Golfo, per far sì che appunto soldati ovviamente che avevano vissuto esperienze traumatiche potessero desensibilizzarsi in maniera efficace nella riproduzione di situazioni che per loro erano state stressanti. Questo tipo di esperienza poi di tecnologia è stata a quel punto allargata anche ad altri contesti non militari. Da pochi anni, vedete dal 2018, le varie ricerche cliniche sull'applicazione della realtà virtuale ha fatto sì che nel National Health System inglese sia stato inserito come un trattamento riconosciuto per l'acrofobia, cioè la paura delle altezze, proprio l'esposizione con realtà virtuale. Quindi i dati scientifici, no, di efficacia vengono accumulati e iniziano a diventare, potrebbero diventare anche parte di alcune linee guida. Ora, venendo a come si applica la realtà virtuale proprio nel nostro ambito clinico, innanzitutto qual è lo scopo? Lo scopo principale, o meglio, lo scopo con cui è stato maggiormente studiato, e verificato è quello della terapia basata sull'esposizione, l'esposizione progressiva, quella che normalmente faremo con un'esposizione in vivo per la desensibilizzazione. Siamo partiti dalle fobie, infatti. Viene però usato anche per pratiche diverse, come per esempio la pratica di mindfulness, di meditazione o di rilassamento, o anche per la gestione del dolore. Non ne parleremo, non ne sono affatto esperto, però so che per esempio la stimolazione, o meglio, appunto la presenza in realtà virtuale in presenza di dolore cronico ha un effetto molto più forte, decisamente più forte, per esempio, di altre esperienze distrattive, cioè non è come distrarsi. Questo tipo di pratiche, no? Soprattutto quella dell'esposizione, in questi anni sta diventando un pochino più alla portata del nostro studio di psicoterapia perché gli strumenti di realtà virtuale stanno diventando più economici, anche se in qualche modo non abbiamo bisogno di chissà quale complessità. So che alcuni colleghi anche di Milano usano per esempio strumenti di realtà virtuale in clinica, usando i goggles di Google, cioè quei supporti che vi ho fatto vedere prima nelle immagini dove si monta uno smartphone e che costano poche decine di euro, perché sono dei pezzi di plastica e voi potete trovare su YouTube una serie di video pronti, girati in modo particolare, nei quali poi usando quel supporto vi troverete abbastanza immersi in un contesto, in un ambiente virtuale. Il livello quindi di complessità può essere variabile. Un kit abbastanza raffinato, no? Per la realtà virtuale in clinica, come quello che utilizzo io, consiste fondamentalmente in un computer collegato a internet, in un caschetto collegato in wifi e volendo anche di un elettrodo, di una coppia di elettrodi per la misurazione della conduttanza cutanea, quello che vedete qua.
E ora vediamo un po' più in dettaglio come si applica. Questo qui che vedete nella foto è per esempio il contesto tipico in cui questa cosa si applica, cioè la seduta in realtà virtuale la possiamo immaginare come una seduta in cui io clinico sarò davanti al mio computer, perché sul computer, sullo schermo del mio computer, avrò la possibilità, per esempio, di vedere ciò che il paziente sta vedendo in quel momento, mentre il paziente è seduto di fronte a me, di fronte al tavolo, dentro la sua esperienza di realtà virtuale. Si può essere seduti oppure si può essere in piedi, con magari l'accortezza di non camminare in giro, ma spesso di toccare con una mano o con il polpaccio la sedia, una poltrona, qualcosa che ci dia un ancoraggio minimo all'ambiente reale per non disorientarsi troppo, ma comunque seduti nella maggior parte dei casi è sufficiente. E poi, come vi dicevo, ci può essere l'uso di sensori come questi, che si applicano a due dita e che misurano la conduttanza cutanea, collegata quindi alla risposta galvanica della pelle. Di che cosa si tratta? Si tratta di un modo economico per avere una stima del livello di attivazione periferica, di livello di attivazione del sistema nervoso autonomo del soggetto in quel momento. Prima, in una delle prime slide, abbiamo visto lo schema del corpo, no? E del sistema simpatico e parasimpatico, che una volta attivati nella risposta allo stress attiva tutta una serie di risposte fisiologiche, tra cui il sistema simpatico attiva le risposte di attivazione delle ghiandole sudoripare, quindi di fatto sudiamo di più quando siamo stressati, detto in parole povere. Le ghiandole, quindi, funzionando in una maniera diversa sulla cute, fanno sì che, umidificando la cute, questa trasmetta l'elettricità in maniera diversa, con una resistenza diversa, e questi piccoli sensori, assolutamente innocui, semplicemente registrano l'andamento di questo parametro. Qui ho messo l'immagine di quello che sembrerebbe forse essere, no, non è un poligrafo come quelli della macchina della verità, però fondamentalmente è un accorgimento in più che si può usare per avere una misura, tra virgolette, strumentale del livello di stress della persona, e che può essere parte poi dei feedback e delle misurazioni dell'esperienza di esposizione in realtà virtuale, anche se non è indispensabile. Come vi dicevo, nel momento in cui la persona fa un'esperienza, deve essere un'esperienza orientata molto spesso ad un'esposizione, e l'esposizione sappiamo dover essere qualcosa di specifico. Quindi si tratta di avere a disposizione una serie di ambienti virtuali da poter utilizzare. Ce ne sono di diversi tipi. Qui vi ho messo quattro immagini tratte da ambienti di questo tipo, per esempio ambienti per l'ansia sociale. Vedete il setting di un contesto di persone che sono a un pub a chiacchierare, dove ci sarà il cameriere che interagisce, così via. Fobie per animali, come ragni, cani, topi, fobia di volare. Vedete qui l'essere dentro la cabina di un aereo. L'acrofobia, quindi la paura delle altezze, essere in un ambiente altissimo sopra un grattacielo, agorafobia, claustrofobia, paura degli aghi, eccetera. Il vantaggio, ovviamente, no, è immediato da percepire. Pensate a anche banalmente alla fobia delle altezze. Qui a Firenze, dove sto io, grosse altezze non ci sono. Forse una delle cose più alte che ci sono è il campanile di Giotto al Duomo, e se dovessi portare un paziente lì a esporsi, oltre a spendere tanti soldi,
potremmo spendere ore di fila in situazioni normali per fare un'esposizione, però a parte gli scherzi, anche solamente appunto, dover gestire in vivo la paura delle altezze, che può essere invalidante in certe circostanze, non è facile perché implica la disponibilità di situazioni e ambienti che sono difficilmente raggiungibili o sono difficilmente graduabili. Magari abbiamo la possibilità di avere, non so, qui nella sede qui di studi cognitivi a Firenze, siamo in un edificio di 3 piani, in alto abbiamo un terrazzo, che però è al terzo piano e non abbiamo uno al secondo e uno al quarto o uno al decimo o uno al primo. Quindi uno dei criteri, che è quello per esempio della gradualità, può diventare difficilmente gestibile. Oppure pensate per esempio ancora più facile immaginarlo, no? Alla difficoltà di esporsi a una situazione di paura di volare. C'è una volta facevano, mi sembra anche a Firenze o a Pisa, non mi ricordo, un intervento fatto in collaborazione con Alitalia per la desensibilizzazione alla paura di volare. Che però prevedeva appunto un corso intensivo, una situazione strutturata a cui le persone si iscrivevano per superare questa cosa, che era certamente efficace, ma molto dispendiosa in termini di tempo e di possibilità. Adesso vi faccio vedere un altro video sull'acrofobia, cioè appunto la paura delle altezze, per farvi vedere proprio in questo caso il video in presa diretta di una delle esperienze di realtà virtuale che si possono usare in questo caso. Quello che vedrebbe il paziente con i suoi occhi. E i movimenti che vedete sono i movimenti della testa del paziente mentre è dentro quella situazione. Ascoltate anche il rumore, spero lo sentiate. Oddio, l'ho interrotto. Rendeva già l'idea, però. Come vedete, no? Ora se il volume fosse anche più alto, fa un po' impressione già sentire anche solamente il volume. Sarà che io un po' ho paura dell'altezza, effettivamente, no? E questo è un dato interessante perché io quando ho visto questo video, per mettervelo in questa slide, e l'ho guardato e l'ho sentito con anche un volume abbastanza alto, un po' di effetto me l'ha fatto. Misurato in unità di disagio soggettivo, da 0 a 10 avrei detto 2, 3 al massimo, però un po' di fastidio me lo dava, no? Non lo avrei evitato, però sentivo che mi attivava, soprattutto questo rumore del vento, vedere questi grattacieli sullo sfondo, e qui non c'era certo il dato di immedesimazione, di presenza di cui si parlava. Sappiamo infatti che quando si fanno per esempio delle esperienze anche di esposizione, talvolta si parte proprio volendolo fare, come dire, in maniera razionale da cose astratte. Per esempio, so, se mi deve esporre a un cane, guardare la foto di un cane, o addirittura pensare a un cane, o magari vedere un cane disegnato a matita, quindi per avvicinarsi anche con vari gradi di astrazione, perché l'immersione anche, diciamo, virtuale potrebbe essere comunque già di impatto per me, per esempio, se lo facessi su un video di questo tipo. La persona che viene esposta a questo tipo di situazione, presupponendo che abbia appunto da fare un trattamento sull'acrofobia, potrebbe avere questo tipo di risultato. Questo grafico su 3 linee che vi faccio vedere, che vedete qui, è un grafico
che possiamo ottenere durante l'esperienza del paziente, che è un'esperienza che è verosimile pensare non dura un minuto o due come il video che vi ho fatto vedere, ma dura parecchi minuti, necessari esattamente come nell'esposizione in vivo per far sì che il livello di tensione, di paura si attenui. Quello che vedete qua sono i grafici in cui si vede nella lineetta blu sottile sottile l'andamento della risposta fisiologica e con i pallini invece segmentati si vede la risposta riferita al terapeuta legata alla quantità di paura, di disagio percepito, no? Quindi i famosi SUD, unità percepite di disagio. Come vedete, nella prima esposizione che è stata attuata, il livello di paura era abbastanza alto e costante lungo tutta l'esposizione, toccando dei picchi nella prima metà arancioni, quindi presupponendo con un livello abbastanza alto, e però andando nella seconda metà. Quindi c'è proprio in azione il meccanismo di desensibilizzazione che nella seconda sessione riprende, infatti, partendo già da un livello di disagio iniziale già più basso, che cresce un po' durante, raggiungendo il livello medio durante tutta l'esperienza, fino a decrescere più in basso di quanto era sceso la prima volta, e di nuovo nella terza esposizione, partendo, rimanendo e terminando ad un livello di tensione abbastanza basso. Se fosse stato quindi questo un momento di esposizione in vivo, potrebbe essere verosimile di pensare che quel tipo di scenario è stato superato e che si possa andare verso uno scenario un pochino più complesso. Per esempio, se la persona si è esposta a guardare di sotto da un parapetto posto al primo piano, si potrebbe salire al secondo piano e così via. Qui vi ho scritto, no, una slide per un po' pensare che queste esposizioni, queste esperienze in realtà virtuale ovviamente possono essere sia all'interno di una psicoterapia che comprende anche altri passaggi, no? Quindi per esempio la parte psicoeducativa, insegnamento di tecniche della gestione dell'ansia, ristrutturazione cognitiva e così via, sia l'esposizione, oppure può essere anche fatto all'interno, progettato a seconda del problema, come un intervento esclusivamente di esposizione in realtà virtuale, che comunque comprende delle fasi preparatorie. Qualcuno mi chiede, allora, quali sono i fornitori e i costi? Allora, appunto, gli strumenti che potete usare per fare questo tipo di cose, cioè i fornitori di questi servizi, ce ne sono diversi, ce ne sono almeno 5 o 6 che hanno costi variabili. Diciamo che vi potete informare autonomamente, intanto ci sono anche delle offerte, generalmente i servizi vanno a costare intorno ai poco più di 1000 euro all'anno, se sono in abbonamento, oppure possono costare un po' di più se li acquistate, anche se, appunto, vi dicevo, si possono anche fare qualcosa di un pochino più semplice, a patto che riuscite magari a procurarvi dei video adeguati. Questo tenendo conto di un fatto che prima non ho avuto modo di specificare. Siccome l'esperienza della presenza è legata molto al mischiarsi dell'aspetto percettivo e corporeo, o meglio, di azione
io che muovendo il mio corpo nello spazio virtuale vedo cambiare il dato percettivo, ed è questo molto che contribuisce a essermi immerso lì dentro, a sentirmi presente lì dentro. Questo fa sì che il realismo visivo delle scene virtuali non è così importante, paradossalmente. Cioè, quella che potrebbe sembrarvi una grafica da videogioco di 20 anni fa non ha moltissima influenza, ha molta poco influenza sull'efficacia dell'immedesimazione, proprio perché non è il realismo percettivo il punto fondamentale. È molto più... infatti, se in degli esperimenti legati proprio all'immersività, al senso di presenza, è stato visto che è molto più distruttivo dell'esperienza di immedesimazione nella scena il ritardare anche di pochi decimi di secondo, al limite del percettibile, il ritardo tra io che sposto la testa e l'immagine che si sposta, piuttosto che avere un'immagine iperrealistica rispetto a una molto più abbozzata. Cioè, il realismo percettivo viene molto dopo rispetto al feedback tra percezione e movimento, percezione e azione. Quindi appunto non serve qualcosa di chissà raffinato. Se magari avete bisogno di fare un trattamento per una persona che ha un'acrofobia, se riuscite a trovare alcuni video, magari ne possono bastare solo 2 o 3, sfruttando un po' il fatto di poterli ripetere e di fare un minimo di graduazione, comunque qualcosa potete fare. In ogni caso, tenete conto, se doveste essere interessati, no, ad andare chimicamente in questa direzione, comunque a valutare se ne può valere la pena, perché appunto la spesa non è altissima, ma c'è un po' di costo da sostenere. Ma comunque appunto tenete conto che poi, essendo comunque una tecnologia in evoluzione, nei prossimi anni i costi e le possibilità inizieranno a diventare sempre più vasti. Qualcuno, Eleonora Torda chiede giustamente, riesce la persona a tenere il casco e il visore senza problemi, visto la fobia? Allora, ottima domanda che anticipa questa slide. Allora, indossare l'elmetto, il casco, va subito detto alla persona che non lo mette subito in contatto al suo trigger fobico, cioè la persona non deve per niente aspettarsi che, come si mette questo affare di fronte agli occhi, si trova un cane che gli ringhia in faccia, perché invece l'aspetto più che diventa anche migliore dell'esposizione in vivo della realtà virtuale è proprio invece la possibilità di controllare ogni aspetto dell'esperienza. Ok? E ora questo ve lo spiego un po' più in dettaglio, però ecco, è uno degli elementi, no, di preparazione all'esposizione in realtà virtuale, il fatto che non è una immersione di botto in quel tipo di esperienza. Tant'è vero che per motivare anche la persona, anche solo a scegliere di fare questo tipo di trattamento, una delle prime esperienze che si fanno è quella di familiarizzazione, cioè se si fa indossare il casco e magari in una prima sessione quello che si fa è fargli esplorare un ambiente neutro oppure fargli fare un'esperienza di rilassamento all'interno di un ambiente virtuale. Dopodiché si può passare ad un primo molto molto sottile, per esempio ambiente attivante, per esempio potremmo immaginare, no, la fobia delle altezze, quello di essere appunto in un ambiente in cui sono su un gradino alto mezzo metro e guardo di sotto, cioè che corrisponda a quello che per me soggettivamente è un livello di paura basso, e stando dentro questo ambiente, iniziare a valutare col paziente
quali potrebbero essere le sue reazioni di attivazione, quanto sono intense, quanto riesce a tollerare quello stimolo, quanto a lungo, con quanto sforzo, come potrebbe immaginare uno stimolo un po' più attivante per costruire quella gerarchia, no, di stimoli che poi si usa normalmente in un'esposizione progressiva. Cioè si parte dal basso e via via che ci si abitua agli elementi più accessibili, più tollerabili, e questi si desensibilizzano, si passa a quelli più elevati che nel frattempo si saranno essi stessi desensibilizzati, diventando più facili. Una volta che è stata fatta la progettazione, no? Quello che può accadere in pratica, in la struttura tipica di una seduta di terapia in esposizione alla realtà virtuale è quella appunto di un setting come quello che vedete in foto, nel quale in una prima parte si riepiloga il punto in cui siamo. Si può quindi concordare col paziente qual è l'obiettivo di esposizione del momento, gli si rispiega, dice ok, adesso ci esporremo per esempio alla situazione di essere nella sala d'attesa del gate dell'aeroporto, quindi prima che il volo inizi. L'altra volta l'abbiamo già fatto, la prima volta è stato una prima esposizione, è arrivato ad un livello di attivazione piuttosto basso, quindi saremo di nuovo in questa circostanza e ricordiamo al paziente che, a meno che non voglia interrompere l'esperienza per qualche motivo, rimarrà esposto allo stimolo per una durata che può essere al massimo di mezz'ora, 40 minuti o comunque fino al grosso modo al più che dimezzare il livello di disagio. Cioè se io parto in quella situazione dicendo il mio livello soggettivo di disagio è da 0 a 10, 5, quello che ci aspettiamo è di definire terminata sufficiente l'esposizione quando il livello di disagio sarà arrivato a 2, quindi un po' meno della metà. Se parte da 8 vogliamo arrivare a 3, 4 al massimo. E questo è vero in qualunque caso di esposizione, quindi non riguarda solo quella virtuale, proprio il meccanismo dell'esposizione. Quando si fa questo tipo di immersione, quello che l'istruzione che poi si dà al paziente è questa, cioè per favorire la permanenza, no, dell'immedesimazione, cioè del senso di presenza, non interagiremo con lui, lo lasceremo dentro la sua esperienza e ci limiteremo ogni, per esempio, 5 minuti a chiedergli verbalmente, con magari un messaggio codificato, per esempio adesso, una semplice parola, in maniera tale che lui sappia che a quel punto, quando glielo chiediamo, ci dirà da 0 a 10 qual è il livello soggettivo di disagio e noi lo potremo annotare su un foglio o sul computer mentre stiamo osservando quello che accade. Quindi cerchiamo in qualche modo di non interagire, di non interrompere il senso di presenza per non interrompere, disturbare il senso di immedesimazione. Quello che si può fare poi durante questo tipo di esperienze può variare, perché al di là del fare una semplice esposizione, che è poi una tecnica anche molto, molto comportamentale, può essere quello di immergere la persona dentro l'ambiente e notare quali sono quali sono i pensieri automatici che emergono, quindi istruirlo rispetto invece a questo tipo di cosa, che può essere utile in alcune circostanze, perché ci sono pazienti, no, che per esempio, pur avendo delle difficoltà, degli stati di disagio collegati a certe situazioni, a certi ambienti, certi contesti, fanno fatica a verbalizzare, a ricordare quello che stavano vivendo, quello che stavano pensando. Allora, di fatto, qui abbiamo la possibilità,
se gli ambienti disponibili che abbiamo a disposizione lo permettono, di immergerli là dentro e quindi di rievocare molto più attivamente quello che è un pensiero automatico tipico. Oppure possiamo fare una cosa simile facendo sì che la persona, stando in quell'ambiente, possa provare a esercitarsi un po', a ristrutturarsi il pensiero nel momento in cui viene situazione per lui problematica. Quindi, così come noi possiamo utilizzare la realtà vera per, come dire, manipolare le variabili che ci interessano in terapia, la possibilità di un ambiente virtuale può essere manipolato allo stesso tempo. Quindi quello che può essere un contesto di esposizione, prima abbiamo visto una scena con delle persone a un pub che bevono, può essere un contesto, per esempio, di esposizione di ansia sociale, potrebbe diventare anche un contesto di esposizione ad una bottiglia di alcol in una persona che sta cercando di imparare a non rispondere agli stimoli per un problema di alcolismo, no? Quindi possiamo essere appunto molto creativi nell'uso di questo strumento, che appunto diventa uno strumento flessibile. La cosa che infatti possiamo, per terminare, poi mi fermo su questa carrellata, quali sono un po' i vantaggi caratteristici della realtà virtuale, è quello che rispetto, per esempio, a un'esposizione in vivo c'è una maggiore privacy, cioè la persona non deve andare effettivamente in un posto magari accompagnata da noi. Anche il costo, anche in termini di tempo, è molto più ristretto di fatto. Gli stimoli possono diventare più accessibili, come si diceva prima, e possono essere molto più controllabili, magari anche più di quanto possono essere nella realtà. Per esempio, se noi ci vogliamo esporre, per esempio, alla fobia dello stare o alla difficoltà dello stare in ascensore, no? Noi sappiamo che per come funziona la paura, io devo stare diversi minuti dentro uno stimolo pauroso prima che la curva di attivazione inizi a decrescere. Però, per esempio, un ascensore reale non mi permette di muoversi per 5 minuti di fila, no? Al limite si può fermare se premo stop, ma non è effettivamente un ascensore in cui io mi sento muovere, sento i rumori per 5 minuti di fila. Oppure non è un ascensore in cui io posso decidere in maniera controllata quante persone farci stare dentro. Oppure, per esempio, per la paura dell'aereo non potrò mai, anche se avessi la possibilità di fare un'esposizione in vivo, provare consecutivamente 10 decolli di seguito nell'arco di mezz'ora, no? Questo ci fa capire come l'uso creativo di questo strumento possa avere grande potenziale, almeno in certi contesti. Vengo un po' alle vostre domande, perché ce ne sono alcune. Allora, e poi ci salutiamo. Quindi, se ci sono delle domande ancora non fatte, scrivetemele pure, che ora ve le provo a rispondere. Allora, quindi, rispetto alla persona riesce a tenere il casco nonostante la fobia, certamente sì, proprio perché saprà che non ci si avvicina, non ci si immerge subito, ma ci si immerge con molta cautela. Giulia Ferroni chiede: al momento non ci sono disponibili degli ambienti standardizzati, ma bisogna un po' arrangiarsi? No, ci sono degli ambienti standardizzati, cioè ci sono delle società informatiche che vendono dispositivi del genere, con un certo numero di, per esempio, pacchetti di esposizione predeterminati, che
hanno un certo costo e possono avere varie complessità. Per esempio, ci sono società che vendono un caschetto che non vi vendono un caschetto, vi vendono un supporto che però costa 10-20 euro, no? Anche su Amazon, dove mettete lo smartphone. Alcune società vi possono far acquistare un set di video per una particolare fobia, oppure ce ne sono altre che vi danno un bouquet di contesti, tra cui scegliere in abbonamento, quindi pagando un certo costo mensile per poter accedere a questi contenuti. Oppure ce ne sono altre che vi vendono proprio tutta l'apparecchiatura ad un certo costo e poi ve la gestite autonomamente. Quindi tenete conto che c'è vari gradi di complessità e anche di spesa da sostenere se volete fare questo tipo di esperienza. Allora, Desiree Penna dice: io ho cominciato a usare la VR, la parte che ritengo più difficile da gestire è il reperimento degli ambienti virtuali. Le società che sviluppano questi ambienti solitamente ne sviluppano solo alcune, la cosa rappresenta un limite. Lei come gestisce questo aspetto? Beh, devo dire che effettivamente questo può essere un limite. Il punto è quello di, anche per certi versi, io lo gestisco offrendo il servizio rispetto agli ambienti che ho a disposizione, semplicemente. Quindi circoscrivendo quello che è possibile reperire, oppure laddove possibile usando, come dicevo, no, gli ambienti in una maniera un po' creativa. Posso usare il video di un aereo anche per trattare la claustrofobia, oppure posso usare, non so, il video dell'aeroporto o dell'aereo stesso con il temporale per la paura dei temporali, faccio per dire. Oppure posso usare il video di della fobia dei cani, se ho quelli, per magari trattare per usarlo come un contesto di agorafobia, no? Magari quella persona ignora il cane che abbaia perché a lui non gli fa nessun effetto, però vedersi in questa piazza lo spaventa. Dovete cercare di tollerare i limiti, limitarvi a quello che trovate e poi usare un po' di creatività. Maria Rita D'Onofrio chiede: come sono concepiti i video che vengono utilizzati? Com'è possibile offrire al paziente un percorso di esposizione graduale adeguato alla sua specifica gerarchia che non è definibile in maniera standardizzata? Beh, questo si può fare, come dire... Allora, i video sono concepiti in vari modi, perché talvolta sono dei veri e propri video, talvolta sono appunto degli ambienti digitali fatti al computer in cui alcuni software vi permettono di gestire delle variabili. Per esempio, in un contesto di esposizione all'altezza vi permette di scegliere quanto alto è il palazzo a cui affacciarsi. Se voi avete a disposizione invece magari apparecchi o cose più limitate, magari avete reperito un paio di video su altezze di un certo tipo, quello che potete fare potrebbe essere usare la realtà virtuale a un certo punto dell'esposizione. Quindi magari iniziate, se quegli stimoli lì sono troppo intensi, con un'esposizione immaginativa o magari un'esposizione in vivo che arriva fino a una certa altezza. Dopodiché, quando lo stimolo che vi permette, che avete in realtà virtuale, è congruente rispetto alla gerarchia di esposizione, lo usate. E quindi può essere parte di una gerarchia. Allora, Matteo chiede: il paziente deve avere un suo visore? No, il visore generalmente lo avrete voi, va ovviamente igienizzato di volta in volta, questo anche prima dell'era del Covid. E il paziente può portarselo a casa. Allora,
questo dipende, perché appunto il fatto che il paziente si autoesponga in realtà virtuale è un po' complicato, quindi non è una cosa che si fa generalmente, però si possono istruire i pazienti a fare comunque dei compiti, degli homework, per esempio di esposizione in vivo laddove possibile, per generalizzare il più possibile quello che si fa in seduta, come si farebbe in qualunque altra tecnica. Allora, ultime domande. Sì, esistono delle mascherine monouso per l'igienizzazione, ma potete usare anche delle salviette disinfettanti, ovviamente. Oltre a delle mascherine da mettere tra il visore e il viso. Sì, può darsi che esistano, sicuramente esisteranno, io non le uso, ma... Allora, altre cose che avete chiesto... Sono già stati fatti studi statistici? Sì. Allora, studi statistici, in brevissimo vi dico che appunto gli studi più diffusi e più approfonditi sono stati fatti, questi qua. Paura di volare, paura dell'altezza, paura di guidare, studi anche in caso controllo, fobie specifiche, buoni tassi di efficacia, o meglio, gli studi di efficacia fondamentalmente vi dicono che è efficace quanto l'esposizione in vivo ha lo stesso tipo di ritenzione, no, del cambiamento e di generalizzazione come un'esposizione in vivo, ha un grosso vantaggio nel tasso di rifiuto, cioè le persone tendono a non rifiutare questo percorso perché laddove possibile, comunque aiuta la gradualità più di quanto possa fare un'esposizione in vivo. Ok? Quindi ha questo vantaggio, vi permette gradi maggiori di gradualità. Rispetto invece a chi mi chiedeva qualcos'altro di consiglio bibliografico oltre il libro di Giuseppe Riva, io vi consiglio intanto di partire cercando articoli scientifici, perché ne trovate anche andando su PubMed gratuiti alcuni, oppure se andate su YouTube e cercate realtà virtuale con altre parole parole di ricerca legate, non so, a fobia, CBT, clinica e così via, potrete trovare diversi video, diversi interventi di relatori importanti che parlano di tutto questo. Molto molto interessanti. Quindi direi che potete partire sicuramente da questo. A questo punto io mi fermo, vi ringrazio tantissimo per la pazienza, ovviamente ho sforato. Ultima domanda di Anna Maria Poli, rispondo e poi mi fermo, però una bella domanda. È necessario avere una formazione specifica per utilizzare questi strumenti? No, perché di fatto, se siete psicoterapeuti, siete abilitati a fare qualunque tipo di tecnica di psicoterapia, perché non, nel momento in cui avete l'abilitazione potete usare in scienza e coscienza tutto ciò che è a disposizione di uno psicoterapeuta. Quindi ci possono essere dei corsi di formazione e così via, ma non sono assolutamente vincolanti. Voi, come qualunque altra tecnica, provate a cimentarvi, provate a prenderci familiarità e poi la potete provare. Vi ringrazio tantissimo dell'interesse, della partecipazione, spero vi sia piaciuto il webinar e grazie e alla prossima. Se poi avete se poi qualcuno di voi avesse voglia di magari avere qualche altra informazione o farmi qualche altra domanda, mi potete scrivere a questa email che non ho scritto, che è drvaldetti@gmail.com. Grazie ancora e buona serata.